Ciao amici, ben ritrovati. Oggi ho sul mio tavolino un po' di penne delle quali vorrei parlare con voi. Le ho scelte e radunate per così dire, per rango, per levatura e nobiltà. Ovviamente noi possiamo fare questo confronto quando parlo di levatura e nobiltà per rango in base al prezzo d'acquisto. Allora, non è detto sempre che pago di più e ho di più, però in questo caso cerchiamo di determinare se effettivamente c'è una linea comune fra queste penne che più o meno condividono il prezzo, qualcuna più, qualcuna meno. Comincio dalla Omas, la Ogiva, quella nuova, quella degli anni 2000, una penna bellissima in celluloide, il pennino un pennino d'oro, chiaro che sia così, 14 carati, pennino flessibile, Aurora Sole. L'Aurora Sole, come avete già potuto vedere nella recensione, è una stilografica con il pennino, in questo caso è un pennino flessibile a 14 carati, ma esce con quello a 18 carati. Non è in celluloide, ma è una resina proprietaria dell'Aurora che non la fa sfigurare. Verrette e cose sono in oro, come insomma è comprensibile che sia. Il prezzo più o meno è vicino, se non appena superiore, al listino di quello che è quello della Omas. Ho infilato anche la Sailor, la 1911, la Large, quella col pennino da 21 carati. È vero che costa la metà delle due penne che vi ho presentato, però la pone già con i suoi 300 euro o qualcosina di più fra quelle importanti. La Pinader, una penna abbastanza recente, anche questa dotata di un pennino flessibile, un pennino innovativo. Bisogna dire che il suo progettista ha lavorato davvero bene, una stilografica molto interessante che a me, tra l'altro, piace parecchio. Giusto per dare così qualche riferimento sul prezzo, siamo attorno ai 400 euro, così come 400 euro più o meno li spendiamo per la Pelican, la M800. Questa è la versione, un'edizione limitata Orange Burnt, così come è in edizione limitata l'Aurora Sole che vi ho presentato prima. Un bel pennino d'oro anche questo, lo stesso vale per i fregi e le verrette che troviamo sulla penna, e non poteva mancare una Montblanc, in questo caso è la 146 Le Grand, per così dire. Anche qui pennino bicolore, molto elegante, una penna super classica che si avvicina nel prezzo più alle prime due che vi ho presentato, perché insomma Montblanc è un marchio che non è solo prestigioso, ma è anche insomma di un certo rilievo da abbordare. Sto provando degli inchiostri che ho anche recensito per voi durante le varie prove. A Onibi di Kyonotto, veramente un bel inchiostro interessante, una bella tinta. Beh, il Mont Blanc, ho una Mont Blanc, quindi non poteva mancare questo. Il Midnight. Mont Blanc è un inchiostro che, come sapete, mi piace parecchio, così come mi ha colpito molto il Graf von Faber-Castell Olive Green. Bello, mi piace, un inchiostro anche non solo come tonalità mi piace, ma anche abbastanza asciutto da poter smagrire il tratto di qualche stilografica un po' troppo corpulento. Parlo del tratto. Andiamo a vedere come scrivono. Comincio proprio dalla Pelican. Intanto mi piace molto, è una bella penna. E poi il pennino è molto bello, lo vedrete anche in un video che sto preparando, fatto in alta risoluzione con delle belle riprese dedicato ai pennini, perché ce ne sono di veramente belli anche solo da guardare. Vediamo come scrive. Questo è un tratto Pelican M800. EF. Bella, è una bella penna.
Devo dire che è molto bello, è anche molto piacevole la scrittura. Il pennino è un extra fine che si comporta come extra fine e come vedete su un quaderno con la trama, ne abbiamo già parlato, tende un pochettino a sparire. Su un foglio più bianco, è veramente molto più bianco senza la trama, è veramente molto, molto bello. È un pennino che mi piace, ma soprattutto è molto bello questo. La tinta di questo colore che adesso è un po' viziata, come vi dicevo, da quell'azzurro della trama. Bella. Provo qualche passaggio in più giusto per darvi l'idea. Vado a vedere invece come se la cava la ogiva. Ogiva che ho caricato con la Unibi. Su questa carta mi è saltato un tratto. Molto bella la tinta di questo inchiostro, un'ottima resa organica, bella saturazione, insomma è un bel inchiostro, mi piace molto e come vedete sul blu della trama del quaderno effettivamente sfigura molto, molto meno, nel senso che si abbina decisamente di più dell'altro. Facciamo qualche ghirigoro giusto per darvi l'idea di come sia. La saturazione quando andiamo. Questa la facciamo diversa. Ecco, devo dire, una bella penna, è decisamente un bel inchiostro. Veniamo alla Sailor. La Sailor 1911 Profit, black, large, quello che è, insomma, ha come caratteristica, scusate, ho preso la Montblanc, ha come caratteristica di avere un pennino da 21 carati. In effetti, come avete visto, mi sono confuso, ho preso la Montblanc. Beh, effettivamente, ragazzi, prenderle al volo dal cassetto sembrano molto, molto simili. Qualcuno può malignare che l'uno abbia copiato l'altro, non voglio dire chi, ma è abbastanza evidente. Hanno delle differenze, sì, però a colpo d'occhio vi assicuro che è difficile prenderne una o l'altra. Io ormai le riconosco quando lo faccio in maniera un po' ponderata dalla doppia veretta che è sotto l'anello principale. Sailor non ce l'ha, Montblanc ne ha due. Però sono abbastanza simili. Andiamo a vedere come se la cava. Stringo un po' l'inquadratura così magari riusciamo a vedere qualcosa di più. Allora. Ci siamo. È sempre un piacere scrivere con un pennino come questo qua, eh. Questo è un pennino F, stavo per scrivere extra fine, invece è un F. Sì, è sempre bello scrivere con questa penna, vi dicevo. Ha effettivamente un
una saturazione, pur essendo un pennino fine, davvero notevole, davvero notevole. E poi la precisione, questo è fuori dubbio. L'inchiostro è un diamine, come avete letto, onyx, ma sono delle prove che sto facendo. In realtà non è un inchiostro in purezza, perché c'è un po' di contaminazione con un rosso, sempre diamine, che sto provando. Voglio vedere un pochettino cosa ne viene fuori. Voi mi direte, ma proprio la diamine, che ha in catalogo una varietà di colori e di sfumature esagerate? Sì, certo, avete perfettamente ragione. Ho ragione anch'io quando mi piace sperimentare, e quindi sto cercando di capire se può venire fuori una tinta che ho in mente, ma che, guarda caso, nemmeno nel ricchissimo catalogo della Diamine riesco a trovare. Comunque, veramente una bella penna, che costa la metà della Aumas che abbiamo visto prima e della Aurora Sole che andiamo a provare adesso. Però devo dire proprio bella. Quindi già qui possiamo interrogarci su quello che poi è il baricentro di questo video, cioè devo spendere davvero tanti soldi per avere una bella penna e vale tutti i soldi che spendo, oppure posso avere una bella penna anche spendendo meno, magari la metà o addirittura per certi versi meno della metà? Beh, lo sappiamo tutti, perché sappiamo ormai come va il mondo, che il prezzo tiene conto di tantissime cose, tiene conto delle parti in oro, tiene conto del brand, del nome dell'azienda, del suo posizionamento, e sì, lo sappiamo. E quindi la risposta no, non serve assolutamente. Andiamo a provare questa Pinader. Questa Pinader che, secondo me, se dovessimo dare una valutazione del prezzo suddivisa fra la penna, quindi l'aspetto estetico, la composizione del prodotto, e il pennino, andrebbe assolutamente al 75% sul pennino. E infatti è veramente molto molto bello scrivere con questa penna. Pennino Flex. Questo è un extra fine, è proposta in quattro versioni, se non sbaglio, in quattro versioni, gradazioni. L'inchiostro è un Röhrer & Klingner. Un inchiostro veramente molto bello, il verde gris, un po' come tutti i Röhrer & Klingner, mi piacciono molto, sono degli inchiostri tra l'altro tra i più economici, ma veramente belli, proprio belli come resa. Andiamo a saturare un pochettino È una bellezza proprio far scorrere la penna e lanciarsi in qualche ghirigoro, perché è veramente un pennino flessibile nel senso della risposta, come quelli di una volta. Qui siamo un po' a metà scala di prezzo, perché, come vi dicevo, dai 600, dai 700 quasi dell'Aurora Sole, che è la penna che prendo adesso, ai poco più di 300 della Sailor, insomma qui siamo intorno ai 400, quindi nella parte bassa della classifica, ma la qualità e il gusto della scrittura c'è tutta. E qui abbiamo una bella penna, innegabilmente è bella, piacevole, nella migliore tradizione Aurora anche la scrittura. Flex,
Sì, è veramente bella. Ogni volta che la prendo in mano mi rendo conto quanto sia ben fatta, ben calibrata e piacevole questo pennino. Anche qui non pensiate di andare ad acquistare un pennino flessibile che vi fa fare delle strisce come fa il copertone di un'auto sull'asfalto. No, è un pennino flessibile, simile per certi versi a quello della Pinader, e cioè che risponde, si allarga un pochettino, fette un pochettino quando serve in risposta a dei segni che state tracciando. Quindi un vero pennino flessibile da questo punto di vista. Sono 888 pezzi. L'inchiostro è un Montblanc. Midnight, veramente molto bello, molto scorrevole. Vediamo come se la cava nella parte della saturazione. È un Midnight tra quelli che ritengo più centrati dal punto di vista della resa cromatica, eh. Il flusso è tendente all'abbondante e questo può ingannare un pochettino quando abbiamo tra le mani un pennino che ci viene venduto come un pennino flessibile, perché ci aspettiamo che la variazione del tratto avvenga in maniera significativa dal fine, come vedete, invece non si muove più di tanto, non si sposta più di tanto, e proprio qui sta la bellezza di questa penna, una penna che è la più costosa fra quelle che vi ho presentato oggi. Chiudo con la Montblanc che chiamavamo semplicemente MB146, Majestät, questo era il suo nome, ma da un po' di tempo è diventata Le Grand nel listino Montblanc. Indubbiamente è una bella penna, è bella, è veramente una bella penna, c'è poco da fare. Non sono un grande estimatore del marchio, nel senso che non inseguo il brand, se fosse Montblanc o fosse un'altra azienda a produrre una penna così, direi è bella, è fatta bene, dà una qualità di consistenza al pari della bellissima Pelican, della nostra Hummace. È bella, anche da tenere in mano, una penna che ha un suo certo peso. Eh sì, è una bella penna. Un inchiostro che tra l'altro è diverso per certi versi dalla scuola, dalla filosofia Dayamin. È un inchiostro un po' più asciutto, un pochettino meno oleoso, chiamiamolo così. Però che piacere proprio scrivere con queste stilografiche. Ve le ho messe insieme, tanto per confondervi le idee, cari amici, perché sono le stesse idee che ho confuse anch'io, nel senso che è difficile, anzi, è impossibile dire meglio questa, meglio quella. Impariamo a toglierci dalla testa questo tipo di confronto quando andiamo a ragionare su oggetti di questo tipo, come le penne che vi sto presentando oggi, che sia questa, che sia l'Aurora, la Hummace, non c'è un meglio. Innanzitutto, l'unica cosa che potrebbe esserci un meglio per Marco, un meglio per Federica, un meglio per Anna, non un meglio in assoluto. Dipende da tantissime cose, dai gusti, certamente anche dal fattore estetico, da come impugniamo la penna, da quello che scriviamo, da come e ci poniamo nella sessione di scrittura, però di fatto sono tutte molto belle. Allora è inutile dire è più bello questo, è più bello questo. Qui
Sono tutte belle queste penne, scrivono tutte molto bene, ognuna ha una sua particolarità, un suo piacere, non so, la Sailor ha una scorrevolezza per essere un tratto fine o extra fine unico. Impugnare una Mont Blanc come questa dà una sensazione di solidità e c'è una rodiatura del pennino che trovo quasi uniche. Così come la Pelican che ho provato prima, nonostante la sua stazza, quando va a appoggiare su un pennino comunque extra fine, si comporta in maniera esemplare, e poi comunque è bella, è una bella penna anche, insomma, soltanto il piacere di poterla impugnare. Vi ho già parlato della Pinader col suo pennino flessibile fatto un po' nello stile di quelli antichi, straordinario, secondo me, una bella esperienza di scrittura. Lo stesso la Hummas, non ha bisogno di presentazioni, una bellissima penna. E allora, per chiudere un pochettino questo nostro viaggio per classe sociale, mettiamola così, permettete che scriva che è il Sea Shimmering. Voi vi aspettate di vedere subito i brillantini li vedrete quando viene un pochettino asciugato l'inchiostro, ma tra l'altro è veramente un bel punto di blu, mi piace molto. Traendo le conclusioni, sì, è vero, non serve spendere delle grandi cifre per avere il meglio del meglio, perché una bella sensazione di scrittura possiamo averla anche con penne più economiche. Qui entrano in campo i gusti personali, ve l'ho già detto, quindi anche il piacere di, insomma, diciamo così, coccolarsi con una bella penna, il piacere di poterla vedere nella sua confezione, tirarla fuori dall'astuccio, ammirarla ogni volta che la estraiamo e vedere quanto sia bello, il pennino dell'una o dell'altra, quindi predisporci a quello che sarà la sessione di scrittura. Però di fatto, ritengo che oltre una certa soglia il prezzo diventi, una cosa che viaggia su un'altra corsia. Se, entro i 200-250 euro posso capire di acquistare un prodotto che mi dà effettivamente qualcosa di più di quello che costa 100, anche se poi magari non è sempre vero e lo avrete visto dai miei video. È anche vero che oltre quella cifra, secondo me, andiamo ad acquistare anche altre cose che non sono solo la scrittura. A tutti voi, cari amici, grazie per aver seguito anche questo video. L'appuntamento ai prossimi. Ciao ciao!